rapporto con lui e vi chiedo di pregare per quanti sono giovani, si sono convertiti, lo devono ancora fare, perché davvero il Signore si possa usare in noi. Yeah.
vano modo di vivere, e da quel momento ha manifestato e continua a manifestare
sua gloria su di noi. Tanti validi motivi, tante valide ragioni per ringraziarlo, principalmente lo ribadisco perché sono suo figliolo, in questi 25 anni, non soltanto 19 anni, quando il campeggio cristiano ha aperto il mio cuore, lo Spirito Santo mi ha convinto di peccato, di giustizia e di giudizio, sono passati 25 anni, mi ha scoperto un Dio fedele, un Dio meraviglioso, un Dio glorioso, un Dio che si è preso cura di me, della mia famiglia, mi ha ascoltato da mia figlia Gloria, come alcuni anni fa abbiamo vissuto un momento davvero difficile, la diagnosi di cancro aveva, ma lo dico così virgolettato, un po' destabilizzato la nostra vita, la nostra famiglia, ma Dio è l'unico e il solo a poter cambiare il male in bene. Se Gesù continua a salvare, se Gesù continua a battezzare dello Spirito Santo, è altresì vero che Gesù continua a guarire. Non so quanti anni di vita Dio mi darà, non voglio vivere molto, ma penso non di arrivare a 90 anni e di poter dire: Signore, tu veramente sei un Dio meraviglioso. Non dimenticherò mai, fra tanti passaggi di questa esperienza, uno in modo particolare, qui ogni volta ricordiamo sempre le tappe della nostra vita, e in quest'ultima tappa non dimenticheremo soprattutto quanto abbiamo ascoltato dai medici confrontando i vecchi esami con i nuovi, e la loro frase registrata, e rimarrà registrata finché vivremo, dalla nostra mente e nel nostro cuore: prima il tumore c'era, adesso non c'è più. La conferma che Dio può ogni cosa. Coraggio fratello, coraggio sorella, guardiamo Dio, guardiamo Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Ringrazio il nostro pastore, con il quale c'è un legame particolare di amicizia, un sentimento vero, genuino che ci lega. Ringrazio anche Dio per questa sera, tra l'altro, il fratello Mattia, con lui ci siamo visti più volte rispetto al fratello Nennella, ma soprattutto siamo contenti perché possiamo ritrovarci attorno alla parola del Signore. Questo è il momento più importante per una persona emotiva come me, sento la responsabilità, però vogliamo dire insieme stasera: Signore, non vogliamo ascoltare la parola di un uomo, ma la tua potente. Gloria al Signore. Prendo il vostro saluto, domani avremo il culto, domani mattina al Babbo delle Pole, domani sera a Modugno lo porgerò ai credenti. Vi invito ad alzarvi, andiamo nel Vangelo secondo Luca, capitolo 24. Vangelo secondo Luca, capitolo 24. Insieme Gesù sulla via Emmaus, quindi dal versetto 13, è una lettura un po' lunghetta, ma è necessario leggerla. Dal versetto 13 al 35, mi affido alle vostre preghiere, attenzione di Dio sia sulla mia vita e anche sulla vostra. A Dio la gloria. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, che sono 12 chilometri circa, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro: di cosa discorrete fra di voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni? E gli disse loro: quali? Essi gli risposero: il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. E come i capi dei sacerdoti, i nostri magistrati, lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, invece con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne tra di noi
ci hanno fatto stupire. Andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere tutte le cose che i profeti hanno dette, non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. E quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno sta per finire. Ed egli entrò per rimanere con loro. E quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero l'uno all'altro: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? E alzatisi in quello stesso momento tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risorto. Ed è apparso a Simone e si pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Chiniamo un attimo il capo, preghiamo il Signore. A te la gloria, a te l'onore, a te l'adorazione, a te il ringraziamento. Signore, la tua parola è meravigliosa. Leggerla in questo momento ha fatto vibrare le corde del nostro cuore. La tua parola è vivente, la tua parola è operante. Siamo consapevoli che la tua parola genera la fede e noi vogliamo che questa parola stasera tocchi i nostri cuori, tocchi la nostra anima, tocchi la nostra mente. Signore, vogliamo che la tua parola stasera possa rispondere alle nostre domande e che attraverso la tua parola tu possa venire incontro a noi con benedizioni eccellenti. Signore, vogliamo nuovamente dirtelo: non vogliamo ascoltare la parola di un uomo, ma la tua potente parola, perché la tua parola è prodigiosa, la tua parola è miracolosa, la tua parola guarisce. E noi siamo insieme riuniti stasera per ascoltare la tua parola e per vedere la tua gloria sopra di noi, attorno a noi e dentro di noi. Per fede ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo, l'ammirabile, il glorioso, il nostro unico Salvatore, con te benedetto in eterno. A Dio la gloria. Gloria a Dio. Vogliamo fare la cronistoria della domenica per contestualizzare l'avvenimento della domenica più importante per la storia dell'umanità, ovvero la resurrezione di Gesù. Si legge che dopo aver reso lo spirito, il soldato romano con una spada forò il costato di Gesù, dal quale si legge uscì acqua e sangue. Dopo di ciò fu tolto dalla croce e Gesù fu posto in una tomba non ancora ultimata di un uomo importante per Gerusalemme, un uomo importante nel consiglio, dice la scrittura, quindi fra i farisei, un certo Giuseppe della città di Arimatea. E dinanzi a quella tomba l'evangelista Marco dice che fu messa una grossa pietra. Testimonianze extrabibliche parlano delle pietre tombali che potevano essere spostate soltanto da 20 persone adulte, e Marco dice che era una grande pietra. La domenica mattina, quando ardeggiava ancora, le donne decisero di andare al sepolcro. La scrittura dice che era ancora buio, per imbalsamare il corpo di Gesù. Presero tutto il necessario, si avviarono verso la tomba e si posero una domanda legittima: chi ci rotolerà la pietra? A conferma di quanto era scritto nei Vangeli, che era una pietra molto grande. Ma quando arrivarono, dice la scrittura, trovarono la pietra spostata. Anzi, precisamente il termine greco dice spostata e messa in alto, quasi a darci un segnale, quasi a darci un messaggio. Sì, forse 20 uomini potevano spostare quella pietra, ma non metterla in alto. C'era già un messaggio, era venuto qualcosa di prodigioso,
qualcosa di miracoloso. Gesù era risorto. Le donne rimasero perplesse, e mentre dice la scrittura erano perplesse di questo fatto, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti e dissero alle donne, che erano tutte impaurite: perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, è risuscitato. E queste donne andarono a dare questa meravigliosa notizia ai discepoli. Si legge nei Vangeli che Pietro e Giovanni subitaneamente si diressero verso la tomba. Giovanni forse era più giovane, anzi sicuramente era più giovane di Pietro. In questa corsa arrivò per primo, non entrò all'interno della tomba, guardò soltanto, aspettò l'arrivo di Pietro e poi insieme entrarono nella tomba e videro il sudario di Gesù piegato, messo da parte in modo ordinato. Le fasce erano ancora intatte, o il corpo era uscito da quelle fasce come la crisalide dal bosso. Guardarono e andarono via. E di lì a poco giunse Maria Maddalena. Era una donna che in quel momento era prostrata, la Bibbia dice che piangeva dinanzi alla tomba. Qualcuno si avvicinò a lei e gli pose questa domanda: donna, perché piangi? Chi cerchi? E Maria Maddalena, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: Signore, se sei tu che l'hai portato via, cioè che hai portato via il corpo di Gesù, tu dimmi dove lo hai deposto e io lo prenderò. Fu soltanto una parola enunciata da Gesù: Maria. Pronunciò semplicemente il suo nome, Maria, e Maria riconobbe che si trovava di fronte al Cristo. E io credo che, come sa chiamarci Gesù per nome, non sa chiamarci nessun altro. Quando sentiamo che Egli ci chiama, riconosciamo che la sua parola. Gesù disse a Maria Maddalena: non toccarmi, non sono ancora salito al Padre mio, al Padre vostro, ma va dai miei fratelli e di loro che li raggiungerò in Galilea. E in quello stesso giorno, nonostante questa notizia si era diffusa, abbiamo due uomini. C'è detto soltanto uno, il nome di uno di questi, Cleopa, che pur raggiunti da questa notizia, dalla notizia delle donne, in modo particolare di Maria Maddalena, decidono di andare via da Gerusalemme e di andare ad Emmaus, un villaggio distante da Gerusalemme, 12 chilometri, e discutevano intorno a quello che era accaduto. Era morto Gesù per loro, ma era morta anche la loro speranza, la loro fiducia, la loro fede. Qualcuno si avvicinò a Gesù e non riconobbero, un po' come Maria Maddalena, un po' come i discepoli sulla riva, non riconobbero che quel qualcuno era Gesù, Gesù risorto, il quale si avvicinò, lo scambiavo, dice la scrittura, l'abbiamo detto, per uno straniero. Di che cosa discutevate lungo la via? E questi uomini, abbiamo letto, questi due uomini si fermarono tutti tristi e gli dissero: come? Tu solo non sai quello che è successo a Gerusalemme, di come Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e davanti al popolo, e come i capi sacerdoti l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, invece ecco, sono passati già 3 giorni, è vero, certe donne ci hanno detto di aver visto la tomba vuota, di aver avuto un annuncio da parte degli angeli che egli è risorto, ma stanno dicendo: noi non crediamo in questo. E si legge che Gesù, cominciando da Mosè e dai profeti, spiegò loro tutte le scritture. E poi arrivarono quasi a destinazione. E avvenne qualcosa di particolare che sarà oggetto della nostra meditazione stasera. Qualcosa che mi ha fortemente colpito. E il versetto è il seguente: quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, Gesù fece come se volesse proseguire. Ma i discepoli lo trattennero dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno sta per finire. E Gesù entrò per rimanere con loro. E in questo versetto c'è qualcosa che mi ha particolarmente toccato, mi ha fatto riflettere. Gesù fece come se volesse proseguire. Gesù fece come se volesse andare oltre, ma i discepoli lo trattennero. La versione Diodati e anche la vecchia riveduta usano un'immagine ancora più vivida. È scritto che gli fecero forza, gli fecero forza. L'immagine è tipicamente orientale, di come l'ospitalità era sacra. Ricorderete alle querce di Mamre come Abramo costrinse questi ospiti andati all'improvviso a rimanere in casa sua. Ricorderete l'esperienza di Lot, ma credo che anche
abbiamo questo insito nella nostra cultura, l'ospitalità. Oh, per noi è importante ospitare e ospitare bene. E credo che quando qualcuno si presenta a casa nostra, magari per darci una notizia o per notificarci qualcosa, e rimane davanti alla porta, se la sua presenza è gradita, noi lo invitiamo a entrare. Dai, entra, prendiamo un caffè insieme. Se questa persona tentenna, magari è un po' timida e rimane davanti alla porta, quasi gli facciamo forza, lo prendiamo nel braccio e lo invitiamo ad entrare. Così fecero i discepoli, trattennero Gesù. I discepoli fecero la stessa cosa, trattennero Gesù, o come dice la Violante, gli fecero forza, rimani con noi, perché si fa sera, ed è vero quello che si legge, Gesù rimase con loro. Io credo che non abbiamo dubbi a riguardo, Gesù stasera è in mezzo a noi. Il tema della predica di stasera è proprio questo: trattieni Gesù, non farlo andare oltre la tua vita. Trattieni Gesù, lo trattenne, trattieni Gesù, non farlo andare oltre la tua vita. I discepoli lo trattennero, rimani con noi, e lui rimase. Il risultato fu triplice: innanzitutto, trattenendo Gesù, terminò la loro rassegnazione. Possiamo dirlo, fratelli e sorelle, possiamo affermarlo, cari amici, senza tema di smentire. Questi due discepoli erano veramente scoraggiati, veramente rassegnati, profondamente rassegnati. Il testo dice che erano molto tristi, lo confermano le loro parole. O se leggiamo, si esprimono in questo modo: noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Sono così rassegnati che parlano al passato. Noi speravamo, sono increduli, non hanno creduto al messaggio delle donne. O vanno via da Gerusalemme per andare ad Emmaus, perché sono rassegnati. Tutto questo fa la rassegnazione. Io non so se in mezzo a noi c'è qualcuno stasera che sta vivendo questo momento di rassegnazione, un po' come Elia, quando si gettò sotto la finestra, espresse il desiderio di morire, di morire. Era così rassegnato, così scoraggiato. O qualcuno ha scritto che la rassegnazione è una catena che ci vuole imprigionare, ci vuole arrestare, ci vuole incatenare, vuole legare la nostra vita. Ma stasera possiamo dare gloria a Dio: Gesù rompe le catene e ci dà la libertà. Forse nel tuo cuore stasera c'è rassegnazione. Il mio papà mi raccontava la storia di un uomo, anche se non era convertito, non lo era nessuno di noi, raccontava la storia di un uomo che nella contea di Oxford era conosciuto perché serviva il re, preparava per le carceri del re delle catene, e lui si vantava che nessuno era riuscito mai a fuggire grazie alle catene che egli costruì. Un giorno il re si rese conto che lo aveva defraudato e lo mise in prigione, e quest'uomo, questo fabbro, pensò: io mi libererò, e io sono un fabbro, ho costruito catene fino a oggi per incarcerare, io mi libererò. Ahimè, quando fu messo in carcere, notò che quelle catene che lui stesso aveva costruito non riusciva ad aprire. E mio papà, anche se non aveva una cultura, una notevole cultura, aveva soltanto la quinta elementare, ci diceva: a volte gli uomini costruiscono delle catene e si ritrovano legati da quelle stesse catene. È un po' così la rassegnazione, ma stasera abbiamo in mezzo a noi il liberatore. Questi due uomini, questi due discepoli erano scoraggiati. E George Wood, nel commentare i Salmi, parlerà di un'esperienza fatta da alcuni scienziati che avevano messo in una grande vasca un pesce di acqua dolce, precisamente un luccio, e durante la giornata in questa grande vasca buttavano dei pesciolini, e il luccio, che è un predatore di acque dolci, subito si avventava su questi pesciolini e li ingoiava. E poi hanno fatto questi scienziati un esperimento: hanno preso un cilindro trasparente, l'hanno messo al centro della vasca, e all'interno di questo cilindro trasparente ci hanno messo dei pesciolini. Il luccio vedeva i pesciolini, si avventava su di loro, ma andava a sbattere contro il cilindro trasparente la prima volta, la seconda volta, più volte, e poi alla fine della giornata era sul fondo della vasca, potremmo dire rassegnato. Gli scienziati hanno tolto poi ciò che avevano introdotto nell'arco, questo cilindro trasparente. I pesciolini sono usciti, sono andati vicino al luccio, ma il luccio non aveva più la forza neanche di mangiarli,
e hanno sperimentato che il luccio è morto di fame. Di scoraggiamento, fratello, sorella, di amici, si può anche morire. Questi due discepoli realizzarono Gesù, videro Gesù, ascoltarono Gesù, furono liberati da Gesù. E noi vogliamo dire questa sera a Gesù: facci vedere la tua gloria. Uomo, donna, fratello, sorella, scoraggiato, Dio questa sera può fare grandi cose nella tua vita se glielo permette. A volte mi rivolgo ai credenti, troviamo qualche credente rassegnato, qualche credente che pensa che la sua vita ormai ha preso una determinata piega, travati sempre nello stesso modo, credenti che stanno per gettare la spugna, credenti che si alzano la mattina scoraggiati e vivono in intimità con la loro rassegnazione, o magari vanno al culto e si siedono con la rassegnazione, ascoltano come stasera la parola di Dio, ma sono rassegnati, vanno a dormire con la rassegnazione nel cuore, si svegliano e sono ancora di più rassegnati. Magari ascoltano gli altri, le testimonianze degli altri, le preghiere degli altri esplicitate ed esaudite, e questi invece di spingere verso il Signore sono ancora di più rassegnati. Alcuni credenti, come diceva il vostro pastore, sono così rassegnati che dicono: ah, Gesù non salva più come un tempo, non libera più come un tempo, non guarisce più come un tempo, non battezza più nello Spirito Santo come un tempo. E noi vi rispondiamo per parola di Dio: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Via la rassegnazione dal tuo cuore, chiunque tu sia. Dio stasera ti incoraggia attraverso la sua parola, alla sterile Sara. Dio poté dire: vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per l'Eterno? Oh fratelli e sorelle, c'è qualcosa che è troppo difficile per l'Eterno? Io credo che stasera la Chiesa all'unisono può dire: Dio, tu puoi ogni cosa. Oh, non so se l'avete mai letto in Geremia, al capitolo 3, sia al versetto 17 che al 27, per due volte si legge: Signore, non c'è nulla di troppo difficile per te. Ecco, io sono il Signore Dio di carne. Oh, c'è forse qualcosa che sia troppo difficile per te? No, Signore, noi crediamo che tu puoi ogni cosa. Perciò possa stasera finire la tua rassegnazione. Vedevo qualche giorno fa in televisione qualcosa che mi ha sorpreso e mi ha fatto meditare. Mi ha sorpreso perché oggi attraverso un satellite, pensate, è possibile leggere la targa di una macchina che è ferma ad un benzinaio e sta facendo benzina. Non so se arriva a leggere anche quando uno spende per la benzina. Però pensate dove siamo arrivati: attraverso un satellite è possibile addirittura leggere la targa di una macchina. E io pensavo: l'uomo è arrivato a questo. Ma Dio è colui che col suo sguardo scruta il mio e il tuo cuore, ed è lì stasera vede se nel tuo cuore c'è la rassegnazione, se nel tuo cuore come in questi uomini c'è la tristezza. Egli conosce il tuo vero volto, e questo forse è un pensiero impressionante per il peccatore, ma salutare per il credente. Oh, perciò non vogliamo essere credenti rassegnati. Oh, stasera lo Spirito Santo è pronto ad aiutare ciascuno di noi, vuole trasformare la tua rassegnazione in determinazione. Perciò vogliamo dire stasera: Spirito Santo, scendi sulla vita di ciascuno di noi. Pensa un attimo: la rassegnazione trasformata in determinazione. C'è qualcuno, qualche personaggio nei Vangeli rassegnato che poi sarà determinato? Come no? Uno fra questi, per esempio, è la donna dal flusso di sangue. O si legge che era ammalata da 12 anni, aveva speso tutto quello che aveva senza alcun miglioramento. Il medico Luca, l'evangelista Luca, aggiunge: anzi, e questo la dice tutta su questa donna, anzi era piuttosto peggiorata. Ma avendo udito parlare di Gesù, come stai vedendo tu stasera parlare di Gesù? Perché la fede viene dall'udire e dall'udire la parola del Signore. Avendo udito parlare di Gesù, anche se Gesù era cerchiato dalla folla, si aprì un varco. Anche se si sentiva debole, 12 anni di stillicidio di sangue porta a un'astenia grave, un'astenia notevole, ma era una donna determinata, non più rassegnata, anche se aveva speso tutto nei medici senza alcun miglioramento, anche se era peggiorata, mise da parte la rassegnazione e disse: se riesco a toccare almeno il lembo della veste di Gesù, io sarò guarito, io sarò guarito.
vita, che determinazione! Poi appena toccò il letto della veste di Gesù, realizzò qualcosa. La scrittura dice che virtù entrò in lei, potenza entrò in lei. O la potenza non viene dagli uomini, neanche da un predicatore, la potenza viene da uno solo, da Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Vogliamo noi toccare il letto della veste di Gesù? Chi è che mi ha toccato? Strana domanda, eh? Chi è che mi ha toccato? La vecchia versione dice che Pietro e gli altri dissero a Gesù: come la folla ti si resta addosso e dici: chi mi ha toccato? Tutti ti toccano, quello che Dio dice. Noi non vogliamo somigliare alla folla. Noi stasera vogliamo mettere da parte la nostra rassegnazione, vogliamo essere determinati e vogliamo toccare con fede e per fede il lembo della veste di Gesù, perché potenza possa scendere su di noi. Oh, come sono belli questi versetti. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete, non rassegnazione ma determinazione. Bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Ma Gesù non termina qui, va avanti e dice: chi è quel padre fra di voi che se il figlio gli chiede un pane gli dia una pietra? Oppure se il figlio gli chiede un pesce, il padre gli dia un serpente. O se il figlio gli chiede un uovo, il padre gli dia uno scorpione. Ora, se voi che siete padri malvagi sapete dare dei buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono, a coloro che glielo chiedono. Chiesa del Signore, noi vogliamo stasera chiedere che Dio scendi con potenza sulla vita di ciascuno di noi. Via la rassegnazione dal tuo cuore. Non credenti rassegnati, ma credenti determinati. Leggevo la storia di un magnate americano negli anni 60. Aveva fatto degli studi particolari, era convinto che in una determinata zona del Sudafrica c'era un giacimento d'oro. Non poteva essersi sbagliato. Addirittura fece un plastico nel quale presentava il suo lavoro. Investì milioni di dollari per fare un foro, pensate, arrivò fino a 2000 metri, un anno e mezzo di lavoro. E poi dopo un anno e mezzo quest'uomo mollò. Non sono arrivato a nulla, mi sono sbagliato. E la sua compagnia fu assorbita da un'altra compagnia e lui andò via abbattuto, deluso. Ma la compagnia che lo sostituì, pensate, fece un foro, continuò a forare soltanto per 90 centimetri, superati i quali fu trovato un giacimento di oro. E la morale di questa storia, che può essere un po' la figura e il momento della tua vita, stai per mollare, come questi due discepoli, stai per gettare la spugna. Non farlo, fratello, non farlo, sorella, e anche il tuo amico che stai ascoltando questa parola, non farlo. Perché Gesù ha in serbo per te gloriose benedizioni. Trattieni Gesù, lo trattieni Gesù, non farlo andare oltre la tua vita. Trattieni Gesù, rimani con noi e rimasi con loro. Trattieni Gesù, lascia che stasera Gesù benedica la tua vita. Trattieni Gesù, non farlo andare via oltre la tua vita. Lo fecero questi due discepoli e terminò la loro rassegnazione. Ma realizzarono anche una seconda cosa: realizzarono la potenza della resurrezione. Lo riconobbero Gesù, Gesù risorto. Lo riconobbero nello spezzare il pane. Abbiamo letto che i loro occhi si aprirono, il loro cuore ardeva, letteralmente bruciava. Questo avvenne, e quando tornarono dagli altri discepoli fecero il percorso inverso. Non possiamo rimanere qui, no, dobbiamo tornare, rifacciamoci questi 12 chilometri. E quando si ritrovarono con gli altri discepoli, dobbiamo leggere cosa disse. La prima frase che disse: Gesù è veramente risorto, veramente risorto. Io credo che la Chiesa può esprimersi nello stesso modo: Gesù è veramente risorto. Trattieni Gesù, realizzerai la potenza della sua resurrezione, realizzerai la potenza del Cristo risorto. A volte, fratelli e sorelle, facciamo Gesù piccolo piccolo. Forse, pensavo oggi mentre mi preparavo, forse facciamo Gesù piccolo piccolo perché la maggior parte di noi, a cominciare dal sottoscritto, ha presentato
la sua vecchia religione gli ha presentato così Gesù. Pensate un attimo, per darvi un'idea, per essere più chiaro, pensate un attimo a Maria, la madre di Gesù. Qualcuno la chiama Madonna, Madonna significa mia signora, ma stasera vogliamo dire, come è scritto nel libro degli Atti, in Prima Corinzi e anche nei Filippesi, che riconosciamo un solo Signore, Cristo Gesù il benedetto. Gesù è il Signore alla gloria di Dio il Padre. Ma immaginate come viene raffigurata la madre di Gesù, una donna che appare dovunque imponente, possente, vigorosa, e Gesù fra le sue braccia, pensateci un attimo, è sempre piccolo, è sempre piccolo. Noi invece stasera vogliamo dire, come il salmista nel Salmo 104, Signore, tu sei veramente grande. Fidiamoci del Signore, fidiamo e realizziamo la potenza della sua resurrezione. Qualche settimana fa, anzi la settimana scorsa, periodo di Pasqua, sono stato in Calabria, parlavamo di alcune esperienze e abbiamo ascoltato diverse testimonianze, ed una in particolare ha toccato il nostro cuore. Ho riflettuto su questo, io ho considerato, lo dicevo ai fratelli, che uno dei gesti più nobili che può fare un uomo e ancora di più un credente è adottare un bambino. E c'è la storia, abbiamo ascoltato la storia di un fratello e di una sorella che hanno deciso di adottare un bambino. Sono andati in Russia per questo. E prima di partire, il papà di questo fratello, che non è convertito, lo ha minacciato. Gli ha detto: io non voglio nipoti innaturali, nipoti che portano il mio cognome. E questo fratello ha risposto con educazione al papà. Mi ha detto: papà, voglio dirti una cosa, anch'io non ero figlio di Dio, oggi lo sono per la sua grazia. Papà è andato via, ha sbattuto la porta, lui è andato in Russia con la moglie per adottare un bambino, con un interprete sono andati in questo orfanotrofio, mentre la capitale presenta splendore, sembra una città occidentale, la provincia invece langue ed è nella povertà. Quando sono arrivato a questo orfanotrofio ho visto una scena toccante. C'era, perdonate la crudezza delle parole, ma c'era un grande box con dentro tanti bambini, 25-30 bambini seminudi. Attorno a questo box vi erano delle pezze che servivano per trattenere i liquidi biologici, la loro urina. C'era una puzza terribile. E mentre loro erano col cappello, con la sciarpa, con i guanti, questi bambini denuditi, con gli occhi da fuori, tremanti, aspettavano consolazione, aspettavano protezione da parte di qualcuno. La detta ha preso, fossero delle bambole, due di questi, un maschietto e una femminuccia, li ha portati davanti a loro e li ha scegliuti, uno o l'altro. Questa sorella si è tolto il cappotto, l'ha messo su questi bambini. E lo stesso ha fatto il marito, tremavano questi bambini. Questa donna, questa nostra sorella, è scoppiata a piangere, ha detto: io non posso scegliere, non posso scegliere, perché se sceglierò uno invece dell'altro, nella mia vita, per tutto il corso della mia vita, sarò accompagnato dal rimorso. E ha detto al marito, visto che non avevano figli: prendiamoli tutti e due, portiamoceli a casa tutti e due. Per la detta non era il problema, se non quello economico, non dovuto spendere, pensate, 40.000 euro in più. Ma sono andati più volte prima di riportarli in Italia, e quando stavano per imbarcarsi la sorella ha detto, con l'aiuto dell'interprete, rivolgendosi a questi due bambini: siete contenti di venire a casa? Avrete una stanza vostra, avrete dei vestiti vostri, dei giocattoli vostri, starete al caldo. E la bambina ha detto alla mamma, quella che sarebbe diventata la mamma: cosa devo fare per guadagnarmi tutto questo? E lei si è abbracciata e ha detto: niente, devi solo amare, devi solo amare. E io ho pensato quello che ci chiede il Signore, che cosa potremo dare in cambio al Signore. La scrittura dice: figlio mio, dammi il tuo cuore. E se daremo il nostro cuore al Signore, realizzeremo la potenza del Cristo risorto.
o pensate ai discepoli, era da poco risorto Gesù, erano stati con noi e poi Gesù era scomparso, era sceso al Padre e Pietro e Giovanni andavano al Tempio per la preghiera alle 3 del pomeriggio e c'era un uomo paralizzato che lasciavano alla porta del Tempio detta Bella che cercava l'elemosina e quando si avvicinarono a quest'uomo si aspettava qualcosa da loro e Pietro poté dire come noi stasera, come io vi sto predicando, no, oro e argento io non ne ho, quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammini. Afferrò la mano di quest'uomo il quale si alzò e cominciò a camminare dentro nel tempio lodando e glorificando il Signore e tutti lo videro. Nel nome di chi? Nel nome di Cristo Gesù, ovvero colui che è veramente morto ma colui che è veramente risorto, vivi nella potenza della sua resurrezione. E c'è poi l'esperienza di Enea, è scritto che mentre Pietro andava a fare visita ai santi che erano lì, lì c'era un uomo di nome Enea che da 8 anni giaceva paralitico in un letto e Pietro gli disse Enea, Gesù Cristo ti guarisce. Ed è scritto che alzatosi si rifece il letto e credi, e tutti gli abitanti di Lidda lo videro e si convertirono al Signore. Gesù Cristo ti guarisce, Gesù veramente morto, veramente risorto, egli è risorto, egli è vivente. Giovanni poté dire che aveva visto e lo scrisse anche, aveva visto la gloria di Dio, ma soprattutto scrisse quello che Gesù gli aveva detto, ero morto ma ora sono vivente nei secoli dei secoli, e la Chiesa può dire amen alla gloria del Signore. Realizza la potenza della resurrezione, ma a volte come questi discepoli gli occhi di taluni credenti sono chiusi, gli occhi erano chiusi. A volte alcuni credenti vedono i giganti soltanto, vedono soltanto il diluvio, vedono soltanto il leone che è in agguanto. Ma questa sera Gesù risorto vuole aprire i tuoi occhi affinché tu non possa vedere solo i giganti, ma tu possa vedere la terra promessa. Non possa tu soltanto vedere il diluvio, ma l'arcobaleno di Noè. Non possa tu soltanto vedere il leone, il nemico della tua anima, tu possa considerare che Gesù gli ha strappato i canini e gli ha strappato le unghie. Egli non può fare più nulla. In Cristo noi siamo più che vincitori. Perciò di qui la necessità che i nostri occhi si aprano e contemplino il Cristo risorto per realizzare ciò che è scritto in 1 Giovanni 4:4. Voi siete da Dio, figliuoli, li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. A volte i nostri occhi sono chiusi, siamo spaventati, ci ritroviamo a non vivere nella potenza della resurrezione del Cristo, ci troviamo a vivere a volte un cristianesimo povero, il diavolo ci fa paura, ma se stasera lo Spirito Santo aprirà i nostri occhi, se allo spezzare del pane si apriranno i tuoi occhi, tu potrai considerare che Gesù è l'onnipotente, che Gesù può ogni cosa, il diavolo è bugiardo. Vogliamo dire stasera, Signore, noi crediamo a tutte le tue promesse, le tue promesse sono sì e amen alla gloria del Signore. Vivi nella potenza della sua resurrezione. Il Cristo risorto non soltanto aprì i loro occhi, ma fece ardere il loro cuore. Alla fine di questa riunione tu possa dire io ho un fuoco dentro di me che non posso contenere, ma la domanda devo fartela stasera, arde il tuo cuore, brucia il tuo cuore per Gesù? Se non è così, ascoltando la parola di Dio possa tu fare la stessa esperienza di Lidia, mentre ascoltava la predicazione di Paolo si legge lo Spirito Santo aprì il suo cuore, il cuore di Dio. Io voglio dire insieme a voi, Spirito Santo, apri il cuore di ciascuno di noi. Questo è il risultato di una vera, genuina, profonda benedizione. E allora stasera devi dire come i discepoli, come Cleo e l'altro discepolo, rimani con noi, rimani con me, rimani con me. E Gesù rimarrà, non soltanto rimarrà al tuo fianco, ma ti benedirà, ti toccherà. E potrai dire anche tu, come i discepoli, Gesù è veramente risorto. Non trattenere, gli fecero forza, rimani con noi, perché si fa sera, lo vogliamo dire anche noi stessi situazione. Termino. Trattennero Gesù, non fecero andare oltre.
terminò la loro rassegnazione, stasera termina anche la tua rassegnazione. Realizzarono la potenza della resurrezione, possa realizzarla anche tu, Gesù, è vivente e operante, e infine cambiò la loro situazione. Le esperienze di questi due discepoli non sono lontane dalle nostre esperienze. Anche noi ci sono momenti che viviamo nei quali siamo scoraggiati. Anche noi ci sono momenti in cui il nostro cuore non arde, non sentiamo più la passione, il pathos per Dio, per la sua opera. Ma la situazione di questi due discepoli cambiò perché trattennero Gesù. Rimane con noi, per quale ragione? Perché si fa sera e il sole sta per declinare, si sta facendo buio. Rimani con noi, si sta facendo buio. Quante volte nella nostra vita accade questo? Quante volte sembra che il sipario stia calando dinanzi a noi, si stia abbassando dinanzi a noi, si sta facendo buio? Oggi sono esperienze nella Bibbia di uomini o di donne che hanno vissuto questa realtà. Che dire di Gedeone, quando soltanto con 300 uomini affrontò 135.000 madianini? La scrittura dice che era mezzanotte, era buio. E che dire di Ruth? Che dire della vedova di Ruth? Che a mezzanotte era buio, si mise in piedi di buoni. Oh, ci sono tante esperienze che noi abbiamo vissuto, eravamo al buio, non vedevamo la luce, ma gloria a Dio, possiamo stasera dare gloria a Dio, perché il sole della giustizia è sorto e noi abbiamo visto nella notte più buia della nostra vita, noi abbiamo visto la sua gloria. Rimani con noi, perché si fa buio, Gesù è potente a cambiare ogni situazione. Stasera io voglio dire insieme a voi, non andare ora. Non andare oltre, egli fece come se volesse andare oltre, ma i discepoli dissero: rimani con noi, Gesù, non andare oltre la mia vita stasera, la mia casa, la mia famiglia. Oh, il diavolo sta cercando di attaccare le famiglie, anche le famiglie dei credenti, vuole portare divisione, separazione, anche scandali all'interno della nostra chiesa, ma noi vogliamo pregare più forte, non andare oltre le nostre famiglie, sii uno scudo attorno a noi, facci vedere la tua gloria. Egli non andò oltre. C'è un bellissimo avvenimento, parlavamo di cui, ma c'è un avvenimento molto bello che voglio partecipare. Vi sono i discepoli nella tempesta. Ascoltatemi un attimo, è notte, la barca si trova in mezzo alla tempesta, ve lo leggo testualmente. Vedendo i discepoli che si affannavano a remare, perché il vento era loro contrario. Era la quarta vigilia della notte, ascoltate, Gesù andò incontro a loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli, un po' come Maus, voleva oltrepassare, voleva andare oltre la barca, ma essi gridarono, dalla paura gridarono, ed egli poté dire: coraggio, sono io, non abbiate paura, salì sulla barca, è scritto, e subito il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono davanti a Gesù, dicendo, come noi possiamo dirlo stasera, veramente tu sei il figlio di Dio. Cambiò anche in quel caso la loro situazione. Se sei al buio, se la barca della tua vita è in mezzo alla tempesta, solo Gesù può cambiare la situazione nella quale versi. Ma voglio darti a quelli di questa predicazione anche una bella notizia. Gesù è interessato a fermarsi presso di te. Gesù è interessato a fermarsi. Ricorderete la parabola del buon samaritano, quell'uomo che scendeva da Gerusalemme al Gerico, aggredito, lasciato a terra ferito, morto. Un levita passò, lo vide. C'è questo verbo vedere ripetuto tre volte. Mandò dalla parte opposta un sacerdote che si trovava a passare per quella via, lo vide, vide quest'uomo che stava morendo. Mandò dalla parte opposta, il samaritano lo vide, gloria a Gesù, e si fermò. E poi è scritto per tre volte: si prese cura di lui. Io voglio dire questa sera a Gesù: prenditi cura di ciascuno di noi. Stasera chiama Gesù con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua voce. Pensavo, ricordando l'esperienza vissuta nella mia famiglia, io non so, non mi vergogno neanche a dirvelo, non so se ho mai pianto tanto in vita mia. Non so se ho mai pianto tanto. È la cosa più brutta. E piangere senza farsene accorgere, perché mia moglie era ricoverata e le ragazze erano a casa, adolescenti, e io dovevo mettermi sotto le lenzuola e piangere senza farvene accorgere. Ricordo che una sera mia figlia Gloria, forse captando il momento che stavo vivendo
prima di andare a dormire disse: papà, vuoi che rimango con te, che dormiamo insieme? No, disse, stai tranquillo, va tutto bene. In realtà non andava tutto bene, il diavolo ci aveva dichiarato guerra, e forse ha dichiarato guerra anche alla tua casa, alla tua famiglia. E quella notte era notte per noi, credo che era mezzanotte, le ragazze dormivano, mia moglie mi chiamò al telefono e mi pose semplicemente una domanda: dobbiamo decidere se gettare la spugna o combattere. E io ebbi una crisi di pianto e poi dissi insieme a mia moglie: no, noi dobbiamo combattere, noi vedremo la gloria di Dio. E siamo qui, fratelli, per dire che abbiamo visto la gloria del Signore. Dio è potente a cambiare ogni situazione. Non temere, non ti scoraggiare, ma stasera trattieni Gesù, non farlo andare oltre la tua vita, non farlo andare oltre la tua casa, o come Giacobbe, non lo fece andare oltre, o gli disse: io non ti lascerò andare. Puoi dirlo anche tu stasera, devi dirlo anche tu stasera: io non ti lascerò andare finché tu non mi abbia benedetto. Così disse il Signore: non ti lascio andare, non guardo l'orario, non guardo l'orologio, io non ti lascio andare finché tu non mi abbia benedetto. Mi prego, sottolineate questo versetto, evidenziandolo, passateci sotto una penna, un avviso, ricordatevi questo messaggio, di questo pensiero, perché è scritto, il versetto dice così: Dio lì lo benedisse, Dio lì lo benedisse. E volevo dire stasera: Signore, lì dove siamo, vieni a benedire la nostra vita. Ciò che dobbiamo desiderare è la sua presenza. Vivi tutta la tua vita alla presenza di Dio, sotto l'autorità di Dio, per la gloria di Dio. E quando non riesci a vedere la mano di Dio, confida nel suo cuore. È la presenza che dobbiamo anelare, è la sua presenza che dobbiamo desiderare, è la sua presenza che dobbiamo bramare, spasimare, agognare. Gli fecero forza, lo trattennero e la situazione cambiò. Non lasciarlo stasera andare oltre la tua vita. Gesù è qui, io ci credo, Gesù è qui in mezzo a noi, accanto a noi, non è qui come spettatore, è qui come Signore, come Salvatore, come battezzatore, come medico, come medicina, come dottore, come consolatore. Un vecchio canto dice: l'uomo di Galilea sta passando qua, chiedili che ti tocchi, chiedili che ti tocchi, e Gesù ti guarirà. Chiesa di Torre del Greco, ci credi? Chiamiamo il campo, adoriamo il Signore con questo. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al nome di Gesù. Egli fece come se volesse andare oltre. Accade per questi due discepoli di Emaus, accade per i discepoli in mezzo alla tempesta. Egli fece come se volesse andare oltre. Un grido in quella tempesta fermò Gesù. Sì, era un grido di paura, comunque fermò Gesù. E così Gesù fu fermato anche dal grido di Bartimeo. Volevano soffocare quel grido, ma si legge che egli gridava più forte. Non voleva Bartimeo che Gesù andasse oltre. E tu stasera, e tu sorella, e tu fratello, e tu famiglia, lo farai andare oltre stasera, oltre la barca della tua vita, oltre la tua casa, oltre i tuoi figli, oltre la tua vita stessa. Oppure stasera, come i discepoli, dirai: rimani con me, rimani. Che il tuo cuore stasera possa ardere e che tu possa realizzare veramente, profondamente, non soltanto a livello epidermico, non soltanto a livello emotivo, ma nella profondità del tuo cuore tu possa realizzare che Gesù è vivente. Gesù è vivente.
stasera puoi dire insieme a me: Signore, fermati, ho bisogno di te. O puoi dire come Bartimeo: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Puoi gridare anche tu stasera al Signore. Puoi anche tu realizzare che Lui è potente a cambiare ogni situazione. Non soltanto Gesù lo vuole fare, ma Gesù lo può fare stasera. Ti prego, non farlo andare oltre la tua vita. Se qualcuno in mezzo a noi desidera questo, il corpo di Gesù, la mano di Gesù che si posa su di noi, la gloria di Dio che si manifesta nella sua vita. Se tu come i due sulla via Maus vuoi dire: Signore, ti prego, non andare oltre, io ho bisogno di te. Non posso rimanere da solo, ho bisogno di te. Nella tempesta non ce la farò da solo, ho bisogno di te. Sono scoraggiato profondamente, ho bisogno di te. Ho bisogno che la situazione cambi nel mio cuore, prima, nella mia vita. E poi attorno a me, non lasciare che Gesù vada oltre. L'uomo di Caverna sta passando. Chiedimi che ti tocchi, chiedimi stasera che Lui tocchi la tua vita. Io voglio pregare, sento forte di pregare insieme a te, di pregare con te. Se questa parola è stata per te profetica, se questa parola mentre l'ascoltavi, credo questa parola è per me, Gesù mi sta parlando. Anzi, preghiamo insieme, Signore, Dio ti benedica. Alleluia.